Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti. Oggi siamo qui con Sakis Lalas e Valentina De Giorgi, autori del documentario Hollywood in quarantena, che oggi, tra l'altro, in questa conferenza presenteremo, parleremo di questo documentario che è stato selezionato da Milano Fashion Film Festival, che si terrà dal 6 a 8 novembre a Milano. Scusami Tania, Ha cambiato. hanno cambiato, hanno spostato la data dal 10 al 13 dicembre A per il dicembre, Covid a vero. dicembre, però la cosa bella è che tutte le official selection, tutti i film saranno anche online sulla piattaforma della Camera Nazionale della Moda, non Ma solo comunque su. questo In festival partnership. che avrebbe dovuto svolgersi a Milano, adesso sarà tutto online, giusto? Giusto. Dopo Sì. che vedrete voi. Ecco, va bene, prima di cominciare, io vi presento anche come autori e fondatori di Dark Candy, che è un blog e anche una casa di produzione che anni fa avete fondato questa cosa, avete cominciato di fare questi mini documentari parlando con i costume designers, giusto? Esatto. Andando a Hollywood Sì. e incontrando molti dei personaggi famosi e meno famosi. Ecco, io comincerei da qui. Quindi, come nasce questa idea per questo progetto e cosa avete fatto in questi anni e chi avete incontrato? Sì, tutto parte. Io sono Sakis Lalas. Io sono fotografo e regista documentarista. A fianco a me c'è Valentina De Giorgi, che è la mia moglie, ma anche siamo soci con The Dark Candy. Tutto è partito 3 anni fa, quando noi abbiamo fatto il primo viaggio a Los Angeles, e lì abbiamo avuto la fortuna, perché stavamo facendo un progetto fotografico mio su molte figure professionali dietro la cinepresa. Abbiamo conosciuto vari costume designers, siamo appassionati molto di questo settore, questo lavoro, e lì abbiamo cominciato con Valentina con una docu-series per il web che fino adesso abbiamo girato 15 episodi con i più grandi costume designers e li potete trovare sul nostro sito, thedarkcandy.com. Quindi 21. 21, però 15 sono già online. E Ah, parliamo sempre di nomi come Deborah Landis, che ci racconta un po' come ha creato i costumi per Indiana Jones e per The Blues Brothers, Anfea Silber, come ha creato i costumi per il film classico Chinatown e per Rosemary's Baby, e Marilyn Vance, come ha creato i costumi per Pretty Woman. Per adesso online ci sono 15 episodi. Dopo questa esperienza, che ha durato circa un anno o qualcosa, abbiamo cominciato anche a fare alcuni eventi offline. Abbiamo portato a Milano alcuni di questi di costume designer. Abbiamo portato Sanya Hayes l'anno scorso a Milano per fare un evento, no? Per raccontare anche questo mestiere al pubblico. Sanya Hayes ha fatto i costumi di Captain Marvel, questo grande blockbuster, ma anche gli ultimi due Star Trek. Passando il tempo è arrivata anche la quarantena. E alla quarantena eravamo chiusi a casa con Valentina e stavamo un po' riflettendo. Valentina? Ma stavo riflettendo vabbè, un po' su quello che stava succedendo dappertutto. Poi a un certo momento ci è venuta l'idea, non l'idea, la consapevolezza che per la prima volta nella storia del cinema, anche il cinema era chiuso, ma soprattutto Hollywood. Frequentando molto per 2 anni, 2 anni e mezzo, i set, siamo andati molto negli studios, sui set, ma anche nelle case private, negli uffici, eccetera. Però frequentando molto questi personaggi di Hollywood, veniva fuori sempre questa frase: a Hollywood tutto è possibile. Però a un certo momento ci siamo resi conto che i cancelli di Hollywood erano chiusi, quindi tutto è possibile. Di No, fronte no. alla pandemia. E quindi lì stavamo con Sakis, così non sapevamo che fare, stavamo pensando usciamo o non usciamo, facciamo un'autocertificazione? No,
chiediamo a questi personaggi come stanno vivendo questo momento qui. Per cui c'era venuta un po' un'idea che all'inizio non sapevamo neanche cosa fosse, volevamo solo sapere, raggiungere queste persone. E l'idea, era di parlare. Interrompo un attimo, voi eravate a questo periodo durante la quarantena in Grecia o a Los Angeles quando avete fatto il documentario? Questo volevo No, no, capire. in Grecia. Infatti la particolarità di questo documentario è proprio essere un documentary, cioè noi non lo sapevamo, l'abbiamo fatto inconsapevolmente. Abbiamo scoperto poi che è una nuova forma di documentario che viene fatta durante il lockdown a distanza e per questo viene chiamata documentary. Dovevano essere 10 persone, 5 italiani e 5 Americani da Los Hollywood. Angeles. A confronto, per cui avevamo già parlato con un po' di persone, purtroppo poi andando avanti con il lockdown, perché l'abbiamo girato a A marzo, per marzo. cui era proprio l'inizio, allora in Italia eravamo in piena pandemia con dei numeri preoccupanti, anche abbastanza tragici, che sarebbero poi diventati sempre più tragici. E in America erano ancora gli inizi, per cui cosa è successo? È successo che durante la lavorazione ci siamo persi tre italiani perché gli italiani erano psicologicamente a terra, per cui alla fine sono rimaste sette persone, gli italiani sono due, sono Daniela Ciancio, Che ha fatto La Grande Bellezza, la costumista di Grande esatto, Bellezza, Eva Eva Cohen, che ha Cohen. fatto la serie TV La Mafia Uccide Solo l'Estate, e dopo dagli Stati Uniti abbiamo avuto Daniel Orlandi, un molto importante costume designer, che ha fatto, non so se avete visto Trambo, un bellissimo film, Trambo no, O Le Mans ha o Le fatto Mans, l'ultimo Le Mans, Jurassic World, ha fatto Cinderella Man. Dopo abbiamo avuto Ellen Mirosnik, che ha fatto Basic Instinct, The Greatest Showman, Sì, Maleficent. Maleficent, Meredith Pollack, che ha fatto Dynasty, la nuova Dynasty, la serie TV, e Dennis Wingate, che ha fatto Melrose Place, quella famosa serie TV degli anni 90, Il e nuovo che film con Russell Crowe, Russell Cage. Crowe, sì, e Kelly Jones, l'ultima, è la settima, che adesso stava facendo Samaritan, è un film con Sylvester Stallone che sarà un supereroe. Va bene, adesso noi non abbiamo questa possibilità di vedere qualche parte dal documentario, ma comunque il documentario è disponibile su YouTube. Dopo mandiamo tutti i link, le persone che si interessano lo possono vedere. Ma in questo film cosa vi hanno raccontato i costume designers sia dall'Italia che dagli Stati Uniti? Suppongo, va bene, io ho visto come hanno vissuto e cosa stavano facendo in questo periodo, ma dopo avete notato forse una differenza tra i comportamenti dei costume designers in Italia, che in questo momento è stata colpita di più come il paese, o quelli che in questo momento, parliamo del marzo, si trovavano negli Stati Uniti, dove la pandemia non era ancora così forte. Vuoi dire tu o? Se posso cominciare io, ecco, ovviamente abbiamo perso di strada tre costumisti italiani, così abbiamo fatto solo due. Perso? No, stanno bene, Perso stanno nel bene. senso che abbiamo perso, non stanno bene, abbiamo perso come partecipazione, perché prima Quindi avevano detto, mi spiace, no? Sì, meno male, sì, tutto a posto. Nel senso che avevano detto sì, ci vogliamo partecipare, però alla fine, perché comunque era una regia a distanza, nel senso che abbiamo fatto tutto al telefono, con Zoom, eccetera, siamo messi d'accordo, abbiamo chiesto cosa girare, abbiamo mandato le domande, cosa rispondere, le location, lo sfondo, eccetera. C'è una grande differenza, se vedete per esempio i due italiani, Eva Cohen e Daniela Ciancio, sono molto abbastanza devastati, devo dire, se li Sì, paragoni con quelli americani, perché era all'inizio, no? La ma pandemia. sì, diciamo che gli italiani, cioè le due italiane che sono rimaste, sono molto devastate, hanno capito appieno la gravità della situazione, quindi con tutte le conseguenze. Tra l'altro, una di loro aveva anche perso una persona cara proprio per il Covid a Bergamo, quindi insomma era anche provata da questo punto di vista. Gli americani
sono un po', diciamo, agli inizi, cioè, a parte il fatto che lì non c'era un lockdown vero e proprio, però c'era una richiesta insistente di stare a casa, comunque era tutto chiuso. Quindi c'era questa, cioè questa sorta di sorpresa per una situazione strana e nuova. Da una parte ancora non hanno capito la gravità della situazione, sembra molto strano il fatto che Hollywood per la prima volta abbia chiuso, dove è tutto possibile, in realtà non si sono resi conto che non è tutto possibile, quindi li vedi comunque un po' più calmi, però dietro ai sorrisi a un certo momento vengono fuori dei dubbi, perché sono lì e dicono per esempio delle cose tipo quando torneremo? Sì, ma quando? E lo vivono E anche, cosa la cosa troveremo? curiosa è che lo vive, ogni persona lo vive diversamente. Per Sì. esempio, una di loro, quelli americani, è molto incazzata, no? Vuole tornare sul set con Sylvester Stallone, eccetera. E l'altra, per esempio, una mamma dice che è molto occupata con i figli, no? Che sta sempre con i figli. La terza, per esempio, la signora Mirosnik, è abbastanza. È Fantastica. fantastica, abbiamo finito il documentario con le sue battute, che è più filosofo, no? Più filosofo, prende la cosa come anche un'opportunità di riflettere per la nostra vita, eccetera, eccetera. Cioè, Sì. ognuno la prende in una maniera, l'ha presa in una maniera diversa. Ovviamente le cose sono cambiate. Vedere adesso questo documentario a distanza di 2 o 3 mesi è diverso rispetto che vederlo quando l'abbiamo visto prima. Cioè, è una cosa strana perché ti dà delle sensazioni diverse. Quanto più il tempo passa, tanto più sono diverse le sensazioni che ti dà. Quindi Ma questo è. ecco, in questo momento quanto ne sapete voi com'è la situazione adesso? Il lavoro di costume designer di cinema è stato ripreso, ha ricominciato. Com'è la situazione in questo momento a Hollywood? Sì, comincio io, Valentina. A questo momento hanno tardato abbastanza gli americani a Los Angeles a creare i protocolli di sicurezza perché le produzioni sono molto grosse, non sono come in Europa, cioè, lavorano tantissime persone. Allora hanno creato varie zone in cui, per esempio, non è tutti i mestieri possono entrare, solo attori, per esempio, con il cinematographer, con il regista. I costume designer possono rimanere un pochino più dietro. Ci sono queste realtà, non sono come medici, nel senso con piccolo scudo di plastica, come si chiama questa roba, La con le mascherine, mascherina. con tutta la tuta. Cioè, è molto surreale a vederli lavorare. Immagino anche in Italia lavorano un po' così. Vengono testati I ogni 3 giorni. medici, i medici, parli di medici, come no, no, sto lavorano? No, parlando no, di dei costume i costume designer. designer, come Costume molte persone. Sono designer. vestite come medici, nel senso mettono questa roba, Comunque la è un tuta. lavoro Tuta, sì. Per fisico dove tu devi toccare anche l'altra persona, questo, tu sì, fai le sono vestiti così prove. perché sono Sì. molto vicino ai grandi star di Hollywood, no? E così se attaccano, no? Il virus, cioè, diventa un casino, perché se chiude un set a Los Angeles. Più grosso problema erano le assicurazioni a Hollywood, per esempio, non erano le altre cose, perché le assicurazioni non coprivano, in caso di pandemia non coprivano, se per esempio il Pandemia. set si fermasse per un giorno, 10 giorni, per 15 giorni, chi paga? Chi paga gli attori? Chi paga? Parliamo di magari 200 persone, 300 persone che lavorano sul set, allora chi li paga questi? No, anche di più, anche. Anche di più, sì. Sì, e poi ogni 3 giorni vengono Adesso lavorano, testate. hanno Vengono cominciato a testate. lavorare da un po' di mesi, non proprio adesso, però vengono testati. Quante volte ci ha Ogni detto? 3 giorni, ogni 2 giorni fanno il test. Fanno molto spesso, Quindi sì. sì, poi hanno queste zone per cui sono 3 zone colorate, per cui chi ha il colore giallo per esempio può andare sul set, chi ha il colore verde, chi ha il colore rosso rimane fuori dal set, cioè cercano di fare, non sono ripartite proprio tutte le produzioni, molte sono partite, molte sono state rimandate a gennaio, dipende.
Dipende. Comunque anche il lavoro e tutto il mondo lì è cambiato, nel senso, come nel tutto il mondo. Ma a proposito, va bene, dalla pandemia adesso cosa succede a Hollywood? Parliamo un po' di lavoro di costume designer, che è un lavoro anche un po' sottovalutato. Molte persone non sanno neanche cosa fa un designer di costumi, diciamo. A questo punto mi spiegherete un po' di che cosa consiste questo lavoro e perché è importante? Ma su questo devo dire, devo confessare che io, che ho sempre lavorato nella moda, sono stata anch'io illuminata, nel senso che per me anche il costume designer era qualcosa in più di uno stylist che metteva i vestiti sull'attore, per cui molto spesso quando c'erano questi grossi, questi bellissimi Oscar a questi film contemporanei, non riuscivo mai a capire perché, per me l'Oscar era per i film fantascientifici o storici, queste cose qui. In realtà poi è successo che quando siamo andati a Los Angeles facendo altre cose e quando abbiamo cominciato poi man mano a conoscere questi costume designer, abbiamo capito che c'era qualcosa di più profondo dietro questa professione. Poi in realtà è scoppiato l'amore quando siamo stati invitati ad una bellissima mostra che ogni anno il FIDM di Los Angeles, che è il Fashion Institute of Design and Merchandising, fanno ogni gennaio, praticamente loro espongono prima della notte degli Oscar tutti gli abiti, i costumi che sono stati candidati agli Oscar. Sono i costumi originali. E fanno questa bellissima mostra aperta al pubblico. La sera prima, ovviamente, c'è il vernissage per poche persone, quindi giornalisti e insiders. Siamo stati invitati a questa serata per gli insiders, diciamo, quindi siamo stati molto fortunati. E siamo arrivati lì, abbiamo visto questi costume designers, c'era Sandy Powell quella sera, c'erano tantissimi costume designers importanti, e abbiamo guardato questi costumi da vicino. E lì è scattato l'amore a prima vista, perché questi costumi sono delle vere opere d'arte. E poi pian piano abbiamo cominciato a parlare con più interesse con questi costume designers, cercando di capire cosa fa un costume designer. E lì abbiamo scoperto un mondo. Il costume designer in realtà non mette solo i vestiti addosso all'attore. Assolutamente. Il costume designer crea il personaggio, quel personaggio che poi ci fa innamorare o magari lo odiamo anche. Quindi dietro al lavoro del costume designer c'è un'enorme conoscenza della psicologia, della moda, della sartoria, dell'architettura, perché poi loro si devono ingegnare, perché poi questi vestiti che vengono creati devono anche mantenere sul corpo dell'attore mentre l'attore fa di tutto, vola, lo sparano, fa le giravolte, tutto. Quindi diciamo che il lavoro di un costume designer parte dalla sceneggiatura, cioè il costume designer prende la sceneggiatura, la legge, scompone i vari personaggi, fa un'analisi psicologica del personaggio, quindi dove si trova, dove vive, che tipo di lavoro fa, che tipo di vita fa, studia l'arco narrativo di questo personaggio, di questi personaggi. Quindi durante il film ci sono dei cambiamenti, delle evoluzioni, diventa ricco, diventa povero, ci sono delle evoluzioni a livello caratteriale. Tutto questo poi cerca di tradurlo con i costumi, ma naturalmente sempre tenendo conto di quella che è la visione del regista, perché il regista ha la visione principale del film, ha la visione generale, che poi è quella che vediamo noi sul grande schermo. Per cui il lavoro del costume designer è cercare di capire il personaggio, cercare di capire il modo in cui il regista vuole rendere il personaggio e trasformare tutto questo in costume. È uno dei capi reparto, cioè sono il costume designer, il capo del reparto dei costumi, dopo c'è il scenografo, il capo del reparto delle scenografie. Dopo c'è il direttore di fotografia che è il capo reparto per le riprese. E dopo ovviamente c'è anche chi scrive la sceneggiatura. No? Tutti questi si incontrano con il regista e insieme portano avanti il film. Sono capi reparto anche il costume Esatto. designer. Però il costume designer diciamo che fa il lavoro dopo il regista, ovviamente,
per noi pubblico fa il lavoro più importante, perché la prima cosa che noi vediamo è come è vestito il personaggio. Cioè noi, la prima cosa, il primo legame il primo legame visivo col personaggio è proprio il modo in cui è vestito. E infatti i costumi, e questa è una cosa che abbiamo approfondito e stiamo approfondendo dopo, vi dirà sa chissà anche perché, hanno un fortissimo impatto sulla società, hanno una fortissima influenza sulla moda, perché non è vero che la moda influenza i costumi o il cinema, è il cinema che influenza, la televisione che influenza la moda, è un'influenza unilaterale, non bilaterale. E questo è molto importante, soprattutto in questo momento in cui, anche con il lockdown, dove noi siamo stati chiusi a casa, dove siamo stati davanti alla televisione, ci siamo nutriti di Serie serie TV. televisive. In questo momento diventa un mezzo importantissimo il costume, proprio per dare vita a tantissime cose, a dei movimenti. Sei stata anche ad una delle nostre talks, a dei movimenti per i diritti, cioè Delle donne, per le sì. A proteste dei diritti delle donne. proposito, scusa Valentina, io volevo chiederti quando, dove sono stata l'ospite che voi, spiego un po', in questo momento state facendo una serie di live talk che si chiama Fashion Meets Cinema, Fashion Meets Cinema, e dove ospitate ancora il costume designer, soprattutto, forse dopo ci saranno altri ospiti, questo non lo so, e io ho partecipato una volta quando c'era Natalie Bronfman, nominata agli Emmy Awards, è una costume designer della serie TV, no, serie Netflix, The Handmaid's Tale. Dove praticamente, e dopo spieghi tu, ha spiegato quanto il costume e soprattutto i colori, perché in questa fiction le donne sono divise per quanto riguarda l'uniforme e il colore che portano. Ci sono le donne in rosso, le donne che hanno vestiti grigi e dopo le donne che hanno i vestiti un po' azzurri, mi pare. Sì. Anche azzurri, sì. Questo è molto importante. Puoi spiegare anche questa sua considerazione, cosa ha fatto e perché i colori sono così importanti anche, va bene, in questa fiction, ma dopo anche nelle altre, forse. Ecco. Ma assolutamente, perché i colori, così come anche le forme, la sartoria, i tagli, non fanno altro che sottolineare quello che è il personaggio. Nel caso delle Handmaid's Tale, per esempio, le handmaids, che sono le ancelle, sono vestite di rosso perché loro hanno questa capacità di procreare, per cui il rosso è il simbolo della fertilità. In realtà poi il rosso diventa il simbolo della passione, della forza, perché poi effettivamente, guardando la protagonista, io qua non voglio spoilerare, però la protagonista riuscirà effettivamente a dare vita ad una rivoluzione che porterà poi alla liberazione di queste donne, bambini, eccetera. Quindi il rosso, simbolo di fertilità da una parte, ma anche simbolo di forza. Ecco perché poi è stato assunto anche da queste donne che lottano per i diritti, per i propri diritti. Le ancelle, no, le ancelle erano in rosso, poi c'erano quelle vestite in In grigio. grigio. Sono le donne domestiche, no? Che fanno i lavori. Domestiche, Sì. sì. Ah no, c'erano le Martas che sì, avevano questi colori della terra perché in realtà loro sono diciamo il personale di casa, per cui delle persone, delle donne sottomesse, delle donne che sono effettivamente tenute. Sono soppresse perché non sono neanche capaci di procreare, per cui a quel punto lì sono buone solo per fare i servizi di casa, per cui i colori della terra perché indica proprio l'appartenenza di queste donne allo strato sociale più basso, quindi la terra. Molto interessante la scelta dei colori acquamarina, quindi azzurro, acquamarina, eccetera, per quelle che sono invece le mogli dei comandanti, che sono delle donne che a prima vista sembrano sottomesse,
obbedienti al marito, in realtà sono quelle che brigano alle spalle del marito o dei mariti, e per questo Hanno la forza dell'acqua, no? Per questo sì, la le acque scelta marine, del sì. il colore dell'acqua, perché? Perché l'acqua è l'unico elemento che pian piano riesce a piegare l'acciaio, per cui è un modo per praticamente per esprimere questa forza che hanno queste donne. Ecco, abbiamo una domanda di Giovanni Vegezzi, l'Economy Spagna, e dice: l'avvento delle piattaforme come Netflix e l'aumento della diffusione delle serie TV rispetto ai film tradizionali ha cambiato questo lavoro? Si sono ridotti i budget con l'aumento delle produzioni, al contrario è cresciuta l'importanza del lavoro del costume designers. Sì, Sì. una bella domanda. Hanno Sì. ridotto i budget. Ovviamente, per esempio, ci sono vari commenti con le live talk che organizziamo recentemente, dopo la quarantena e dopo questo documentario Fall Out in Quarantine, abbiamo fatto queste domande ai costume designer e abbiamo una delle live talk che abbiamo fatto anche con Justin Seymour, che ha fatto Unorthodox, per esempio. Unorthodox, non so se l'hai visto, Tania, No. sempre su Netflix, lo devi vedere, sono quattro episodi, veramente bello, è bella questa serie TV, e ci ha detto che questa serie TV l'hanno girata in Germania, con una Netflix reparto tedesco, no? E ci ha detto che il budget lì era molto più piccolo, no? In paragone con un'altra serie TV che ha fatto in America, sempre Netflix, che si chiama Messiah. Anche quella è molto carina, questa serie TV. Nel senso anche Netflix, la cosa bella del Netflix che non, tutte le produzioni non è che sono tutte americane 100%, però fanno coproduzioni con i paesi in cui stanno girando, no? Allora i budget cambiano, il mestiere cambia, come chiede anche Giovanni, il mestiere è cambiato nel senso che prima per le serie TV non avevano budget, parlo prima delle piattaforme streaming come Netflix, no? Non pagavano tanto, non potevano assumere grandi attori, non era così facile, no? Invece adesso tutto va verso le serie TV. Sì, il lavoro è cambiato anche in un altro punto, da un altro punto di vista. Mentre prima chi lavorava in televisione era visto un po' come un costume designer di serie B rispetto a chi lavorava nel cinema, adesso le cose sono cambiate molto. Questi costume designer stanno diventando piano piano delle star. Perché? Perché come dicevo prima, noi guardiamo tutte le serie televisive, ci innamoriamo dei personaggi, i personaggi sono diventati una nuova mitologia per noi e quindi i personaggi sono riconoscibili attraverso i costumi vengono fatti dai costume designer, per cui cosa succede? Che abbiamo questi nuovi costume designer che stanno diventando sempre più riconoscibili, sempre più richiesti, sempre più delle star e soprattutto anche dal punto di vista della moda. Le serie televisive sono diventate anche un trampolino di lancio sia per le nuove tendenze di moda, sia per nuovi stilisti che vengono scelti da questi costume designers. Per questo noi facciamo queste talks, perché Fashion Meets Cinema, ma in realtà dovrebbe essere Fashion Meets Serie TV, ci fa parlare. Sì, vogliamo far incontrare questi due mondi per farli dialogare fra loro, perché si stanno unendo sempre di più, ma in realtà, come dicevo prima, è il costume designer che in realtà l'impatto e l'influenza sulla moda e di conseguenza su tutte le nostre, sulla società, quindi anche le nostre preferenze e tantissime cose. Quindi si è evoluto il lavoro del costume designer in questo senso. Ecco. La prossima domanda è di Rieska Vulandari, Metro TV Indonesia, che è un po' confusa, ma lei chiede: mi incuriosisce il fatto che adesso i cinema sono chiusi, almeno qui in Italia, e come si organizzano per il futuro? Secondo voi il cinema diventano un cinema drive-in in futuro, se questa cosa si prolunga, o si passa completamente a Netflix, a queste cose. Lei chiede, secondo voi, come sarà il cinema in Europa? Va bene, in America, i cinema non sono chiusi, i teatri non sono chiusi, quanto mi pare, o sì, se Mi sa di sbaglio. sì, anche Anche negli Stati Uniti, molti cinema sono. Sì, hanno anche molti problemi economici, sì. tipo la catena AMC, se mi ricordo bene il nome.
hanno tanti problemi di liquidità, nel senso, no? Come da tutte le parti, no? Il futuro sono le piattaforme streaming, che lo vediamo. Per esempio, Netflix oggi prima non era visto molto bene, se ricorda qualcuno anche un paio di anni fa, su Cannes, sul Festival di Cannes. Le produzioni Netflix non erano viste bene dal mondo tradizionale del cinema, invece oggi Netflix, meno male che c'è Netflix, perché molti film che sono fatti, prodotti per il cinema, hanno avuto quello sbocco di Netflix o delle piattaforme che sono uscite sulle piattaforme, perché se no questi film cosa facevano? No? Devono aspettare, come per esempio James Bond, se mi ricordo bene, era James Bond che ancora non hanno programmato la data dell'uscita, No, ma perché neanche Fast and anche Furious. Fast and Furious, anche vari film grossi che non vogliono metterli sulle piattaforme ancora, però ancora non sanno quando. Ma secondo voi se andiamo avanti così anche l'anno prossimo, forse in molti cinema, almeno per salvare qualcosa, si organizzano solo durante l'estate, che sarà cinema all'aperto? Questa è una mia idea, Sì, però sono non d'accordo so anch'io. cosa Per l'estate pensate il voi. cinema, la nostra opinione ovviamente, no? I cinema estivi sono i cinema che funzioneranno e che esistevano anche prima, però adesso diventerà magari più di tendenza di andare a uscire al cinema estivo. Sono Sì, sicuro che però andrà un po' qui così. è stata una rivolta proprio dei lavoratori, dei artisti, perché i cinema e i teatri erano i primi luoghi chiusi, che dopo un regista, non mi ricordo il nome, ha detto che il cinema non si è chiuso neanche quando c'erano i bombardamenti, però si va a colpire e dopo sì, molti cinema e teatri si sono adattati per adottare tutte le misure, hanno investito per garantire la sicurezza, però non vale molto. Ecco, ma va bene, vi In chiedo America un vanno avanti, non stanno lì, hanno le piattaforme, nel senso non è che il cinema sì, cinema. quando andrà via il virus, quando si troverà il vaccino, eccetera, cominceranno a funzionare, però ci sono le piattaforme streaming, cioè loro lavorano, continuano Però a lavorare, a attenzione, produrre, no? c'è da dire anche un'altra cosa, che è un po' quello che sta succedendo in questo periodo, cioè la pandemia sta portando fuori tantissimi problemi che c'erano già, li sta semplicemente portando fuori. Il cinema aveva già tanti problemi, i cinema avevano già tantissimi problemi, un po' perché comunque le piattaforme streaming piacevano di più, sono più facili, sono meno Meno costose. costoso. E i cinema si stavano dividendo veramente fra i cinema d'essai, che sono quelli che fanno un po' di film, fanno i film più, diciamo, D'autore. d'autore, e invece poi queste grosse catene, dove invece venivano proiettati all'inizio tutti questi grossi film, quindi questi film con i supereroi, queste grosse produzioni che puoi vedere solamente al cinema perché hanno questi enormi, diciamo, Schermi, no? Sono apparati, queste apparati. scene fantasmagoriche, eccetera. Quindi io credo che comunque il cinema continuerà ad avere sempre più crisi e che la tendenza sarà sempre quella di dividersi sempre di più fra cinema d'autore e quindi quelle sale tipo quello che era l'Anteo, diciamo, dove A si vanno a Milano. vedere a Milano, dove si vanno a vedere questi film d'autore e questi grossi cinema dove andremo a vedere invece solamente supereroi, Fast and Furious, quindi queste americanate, fra virgolette. Credo che ci sarà questa cosa qua, cioè il cinema come ce lo ricordiamo non credo che tornerà, perché credo che le serie televisive anche perché le serie televisive, l'intelligenza di chi scrive queste serie televisive è che va a toccare proprio problemi, situazioni che noi andiamo a vivere ogni giorno. Quindi psicologicamente noi siamo più legati a vedere le serie. Per questo le vediamo anche in binge watching. Cioè vediamo 2, 3, 4, 5, 6, 10 episodi insieme. Non riusciamo più a staccarci. Sì. Questo è. Invece il film rimarrà sempre qualcosa dove noi andremo a vedere questi grossi film, queste grosse produzioni, oppure delle storie, perché amiamo il cinema, perché amiamo proprio il fatto di andare a comprare il biglietto, i popcorn, Sì, l'esperienza, sederci, no? un
Esatto. E tu, Valentina, hai detto che purtroppo forse non tornerà più come mai, come prima. Spero di no, intanto. Ecco, va bene, io vi faccio ancora una domanda e dopo andiamo a chiudere. Quali sono, visto che la situazione è così, quindi voi continuate di fare questi live talk, giusto, con i vostri designers? Sì. Ma i vostri progetti per il futuro, dopo questo film festival, parteciperete anche agli altri festival? O, ecco, un po' se mi raccontate questo. Per esempio questo documentario che abbiamo fatto, che è Official Selection Fashion Film Festival di Milano a dicembre, stiamo pensando di fare il sequel, no? Si chiamava Hollywood in Quarantine, magari facciamo Hollywood After the Quarantine, vediamo un po'. Stiamo riflettendo di mettere i costume designers, di girare per noi, fare delle riprese, come il lavoro sul set, come stiamo un po' riflettendo con Valentina sulla sceneggiatura, su come fare una cosa del genere, un progetto del genere. E dopo è un altro progetto che abbiamo avuto una offerta da una produttrice che fa documentari a Los Angeles, stiamo sviluppando una docu-series che andrà in TV con 3 episodi e parleremo dell'impatto dei costumi sulla società, sulla moda. Questo è bello. Women in Hollywood, per esempio, però tutto attraverso i costumi. Bello, grazie. Ecco, ma grazie. Ancora una domanda per chiudere. Quando, secondo voi, quando sarà possibile che tornerete a Los Angeles e Hollywood? In teoria, sì, questa serie, dopo series in cui stiamo sviluppando, siamo in fase di development con questa produttrice americana. Quando sarà pronto tutto lo sviluppo, perché adesso lei sta cercando di venderla sulle piattaforme. Sì, quando avremo l'accordo lì dobbiamo muoversi, no? Per adesso ovviamente, anche se ci saranno i soldi, non possiamo muoversi perché gli Stati Uniti, no? Le frontiere non è che non possiamo andare dall'Europa agli Stati Uniti, ancora un po' un problema, sì. Sì, diciamo che era uno dei problemi principali, perché noi abbiamo degli incontri settimanali con la nostra producer proprio per parlare di tutto quanto. È tramite, uno dei Zoom. Tramite Zoom, tramite ovviamente, Zoom. Perché lei è a Los Angeles. E l'ultima settimana scorsa parlavamo di questo, perché lei diceva, sì, ragazzi, qua bisogna cercare di capire come fare. Cioè, non si sa. Speriamo che non da gennaio... Dopo da gennaio, cercano... perché se ci aprono a dicembre e ci chiudono a gennaio, non lo so, cioè a questo punto rimango così, vedremo. Speriamo bene, grazie per la partecipazione, vi auguro buon lavoro e spero anche di vedervi presto a Milano. Ecco. Sì. Ci vediamo per il Fashion Film Festival, se faranno qualcosa offline, no? Probabilmente offline, magari dai. Se apriranno tutto, magari. E se noi non siamo in lockdown, sì, come vediamo. Ora? Sì, anche noi qui. Grazie, grazie e buona giornata. Grazie. Grazie.